Per il suo 36esimo anno di età, la scuola di specializzazione in beni archeologici di Cavallino ospita uno dei progetti più ambiziosi legato all'archeologia, quello del recupero di Pompei, illustrato dal dirigente per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, Massimo Osanna. È un progetto finanziato dalla Comunità Europea per 105 milioni di euro e devo dire senza queste risorse difficilmente si sarebbero risolti i problemi strutturali di Pompei, perché Pompei il problema non è una domus, non è un'insola, è una città, di rovine, 44 ettari, dove ci sono problemi di messa in sicurezza, problemi di dissesto idrogeologico, di smottamento di terra, quindi andava affrontato in maniera decisiva e sistematica e questo finanziamento ce lo permette. Da 35 anni, da quando è stata inaugurata, la scuola rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati in archeologia. Decine gli studenti che la frequentano ad arrivare in Salento dal centro e il meridione d'Italia ed ora chiamati ad una nuova sfida, ovvero ad allargare sempre più la propria azione pratica indispensabile per trovare poi impiego nei cantieri pubblici statali, come dimostra il progetto Pompei. Io vorrei che la scuola di specializzazione, con archeologi già con il loro bagaglio culturale, possano andare a lavorare sui cantieri in Italia e anche all'estero e far vedere quanto vale l'apprendimento che hanno avuto dal sistema universitario italiano.